Il gas naturale in questo momento, sappiamo tutti, è sotto gli occhi di tutti, è al ribasso. Lo scenario che abbiamo programmato per quest'inverno invece punta a una situazione un po' complessa. Di base, lo scenario al momento prevederebbe un equilibrio tra i fattori di input e i fattori di output, quindi tra domanda ed offerta sostanzialmente. Ma le ipotesi alla base di questo scenario sono abbastanza forti, se volete. C'è una previsione di temperatura nella media degli ultimi 4 anni, però prevedeva degli inverni piuttosto caldi. C'è una previsione di domanda che è ridotta del 15% secondo le prescrizioni dell'Unione Europea, e questo è anche un tema che deve essere verificato all'atto pratico. Non è necessariamente così. Vedremo cosa accadrà durante l'inverno, e la gran parte dell'assetto europeo nell'equilibrio delle domande e offerta dipenderà molto dalle temperature, sostanzialmente.